Il recepimento della direttiva comunitaria è un argomento su cui l'associazione LAMPAM si sta dibattendo e sta seguendo l'iter presso il Ministero con estrema attenzione. Come si sa, ci furono polemiche con l'approvazione a Bruxelles, ma polemiche che ritengo inutili perché già all'epoca noi ci battemmo tantissimo a Bruxelles per far modificare come furono modificate delle strutture incredibili che venivano scritte all'epoca dietro i tragicissimi eventi di Parigi e di Bruxelles sull'onda di questa demagogia. Chiaramente noi pensiamo che si va sempre a colpire il settore legale del mondo, del nostro mondo, a cui tutti siamo legati e appassionati. E non si vada invece a fare interventi su quello che poi sono il mercato illegale, dove vengono attuati il maggiore numero di fatti criminosi, insomma, con un mondo di armi illegali. Attualmente, appunto, è in ballo il recepimento a livello italiano. E abbiamo già avuto degli scambi di opinione col Ministero dell'Interno, che è appunto il maggior attore su questo recepimento, che appunto riguarda il mondo delle armi. Abbiamo già fatto tutta una serie di osservazioni con altre associazioni di categoria, quindi parliamo di Conarmi, parliamo di Massarmieri, e avevamo chiesto anche di sentire proprio gli utenti che sono poi il consumatore finale, fondamentale per tutti. Lo dico anche io stesso da utente, perché io stesso sono un cacciatore, sono appassionato di armi. E quindi non solo quelli che possono essere dei meri interessi industriali, ma proprio di tutto il settore, perché se io sono convintissimo che se viene a mancare il mercato, andiamo, tra virgolette, ne soffriamo poi tutti. Adesso vediamo quanto, detto molto sinceramente, quanto il Ministero sarà disponibile ad accogliere tutte le nostre rimostranze. Questo non mi è dato di saperlo. Se sarà condivisa, non sappiamo se sarà condivisa la bozza. Questi sono tutti argomenti che nei prossimi mesi verremo noi come associazione seguiremo senz'altro. Teniamo presente che siamo sotto elezioni, che purtroppo nel nostro settore viene poi abbastanza strumentalizzato, dico a destra e a sinistra, ma non in senso partitico, ma in senso del modo di dire, cioè da una parte e dall'altra. Invece noi riteniamo che, come io ho già suggerito, insomma, di guardare chi si va a votare, soprattutto di verificare che i candidati siano, non siano perlomeno contro il nostro settore, che tutti amiamo e che siamo legati, e questa fiera di Vicenza è sintomatica della partecipazione con numeri sempre più in crescita. Il mondo dei giovani è un mondo cui noi come associazione abbiamo sempre guardato con molto interesse perché le nuove leve sono poi quello che sarà il futuro, quindi parliamo di futuro, parliamo dei giovani. Noi col progetto Neofita, in collaborazione con la Federazione Italiana Tiravolo, abbiamo appunto lanciato questo progetto in cui si chiama per fissare un appuntamento presso un qualsiasi, non un qualsiasi, un tiravolo che sono sparsi in tutta Italia, proprio per approcciarsi al settore e andare a fare una prova, perché questo è quello che noi consigliamo. Poi, se uno gli piace, potrà andare avanti, potrà prendersi il suo porto d'armi di licenza uso sportivo o continuare, oppure con una disciplina anche venatoria, che in genere si tramanda molto di più da padre in figlio in generale, o con amici di cacciatori. Sicuramente noi siamo pronti, disponibili a favorire con altre federazioni questo genere di iniziativa proprio di approccio del mondo dei giovani. Queste polemiche sul mondo dei giovani a livello della fiera, io le ritengo abbastanza inutili. Io ho portato mia figlia che le piace sparare, non è per la caccia, ma le piace sparare, e non vedo perché accompagnata dal padre o dalla madre o dallo zio non possa entrare a vedere questo mondo delle armi. Purtroppo sappiamo benissimo che nel nostro mondo abbiamo gli appassionati, i neutri, che sono forse la grande maggioranza, ma che comunque non sono contro, e poi vabbè, abbiamo chi non è dalla nostra parte, insomma. Accettiamo le critiche, però finché sono costruttive. Quando diventano invece delle critiche distruttive, non le accettiamo.
Io, perlomeno da quando sono presidente di ANPAM, ho sempre cercato di riunire tutti gli stakeholders, come si suol dire, e forse per la prima volta sono riuscito a riunire tutte le varie associazioni, anche con i consumatori, gli utenti. Non è facile perché, diciamocela tutta, siamo italiani e come italiani ognuno ha le sue idee. Però sicuramente come associazione ci stiamo dando da fare per tutto il settore, con ovviamente le differenze che contraddistinguono le varie associazioni, se no non sarebbero diverse. Quindi è chiaro che noi guardiamo più, relativamente di più, gli aspetti industriali e dell'industria, ma sempre con l'occhio in quello che è tutta poi la catena distributiva, perché io sono il primo e l'ho sempre detto pubblicamente, che se non c'è il consumatore finale è inutile, insomma. Poi chiaramente il nostro settore vive di un'eccellenza del Made in Italy, quindi con dei numeri di esportazione che dall'ultima ricerca è il settore merceologico con il più alto indice di esportazione in Italia. Quindi questo ci deve rendere fieri di avere del Made in Italy nel settore delle armi e munizioni, che è l'eccellenza mondiale a cui tutti fanno riferimento nel mondo.